Dobbiamo essere estremamente contenti della nostra prestazione, estremamente soddisfatti. Penso che abbiamo giocato una partita molto solida, di grande continuità nel corso della partita. Penso siamo stati avanti dall'inizio alla fine e soprattutto siamo riusciti a imporre il nostro gioco, a non far fare tanti canestri facili ai giocatori di Eurobasket, in modo che non si potesse accendere, perché poi hanno dei giocatori di grande talento, di grande esperienza che se entrano in partita dopo è molto difficile raffreddarli. Ci siamo fatti un po' male da soli, secondo me, nel corso del primo quarto con 8 palle perse, e che loro sono stati bravissimi a far fruttare con, penso, ogni palla persa penso sia stata seguita da un loro canestro, quindi loro sono stati bravissimi a spremere tutto quello che c'era da spremere dai nostri errori. E stessa cosa all'inizio, nei primi 3 minuti del terzo quarto. Noi abbiamo fatto 8 palle perse il primo quarto, 11 al solo 3 nel secondo, in cui abbiamo preso un buon margine di vantaggio, 3 palle perse subito all'inizio del terzo quarto e solo 2 nei rimanenti 17 minuti. Quindi quando non ci siamo fatti del male da soli, abbiamo avuto, secondo me, le mani sulla partita con una certa sicurezza. L'altra cosa positiva è che abbiamo difeso bene per tutta la partita. I nostri lunghi hanno fatto un lavoro incredibile a contestare i tiri, a coprire i pick and roll, a coprire le penetrazioni. Loro sono una squadra molto difficile da difendere, perché tutti i loro lunghi possono girare dentro o aprirsi per tirare da fuori. Tant'è che alla fine della partita, quando è entrato Berkić, gli ultimi, mi sembra, 4 minuti e mezzo, abbiamo deciso di cambiare, basta, perché sennò il campo diventava troppo grande da coprire, con giocatori come Piazza, come Di Locci, che sono bravi a penetrare. Quindi complimenti ai nostri ragazzi per una vittoria, secondo me, frutto di una grande prestazione. E comunque in un contesto non facile, con una squadra di talento, tirare 20 tiri liberi in meno degli avversari e venire via con la vittoria non è una cosa che si vede spesso in trasferta. Sì, penso di sì. Secondo me siamo stati bravi a prendere quello che loro ci concedevano e non voler mettere la palla a un particolare giocatore. Il primo tempo Sanders ha guardato abbastanza, Blizzard è entrato aggressivo, De Negri è entrato aggressivo, anche Valentini è entrato molto aggressivo nei 5 minuti, mi sembra che ha giocato. Poi quando il campo si è un po' aperto, perché dovevano rispettare un po' i nostri giocatori che avevano la faccia di quelli che erano in campo per giocare non solo per passare la palla, insomma, c'è stato spazio per Sanders, per Tomassini, insomma, per tutti. Credo che sia una caratteristica nostra quella di distribuire abbastanza il gioco, e come hai detto tu si sono alternati alle redini della partita. Ma secondo me, io mi piace tantissimo allenare questa squadra, quindi ho grande stima dei nostri giocatori, quindi, e penso che, insomma, loro lo sappiano e mi danno molta soddisfazione, devo essere sincero. Quindi mi piace proprio allenare questa squadra durante la settimana. La partita la farei fare volentieri a Valentini, padre, così io mi riposo. Assolutamente, perché loro, diciamo, loro conoscono me. Loro conoscono me, sanno quelle che sono le cose per me importanti, sanno quelle che sono le cose che li fanno stare in campo. Se difendono, se giocano di squadra, stanno in campo. Per dire, oggi Bellan non ha visto il canestro neanche con un binocolo, però ha difeso, ha giocato duro, era presente al rimbalzo. Tutte le volte che Di Locci era contro Bellan, penso che abbia fatto una fatica incredibile solo a prendere la palla. E quindi è stato in campo 24 minuti, quindi, nel senso, stanno maturando una consapevolezza di quello che per me è importante e li tiene in campo. Però una cosa che non è da sottovalutare è che molti di loro stanno cambiando ruolo. È una cosa che ho già detto in pre-season: stanno cambiando ruolo, non ruolo tecnico, ruolo gerarchico. Cioè, l'anno scorso Bellan era il sesto esterno, De Negri era in una rotazione in cui c'era Natali, Nikolic, Di Bella, Tomassini, Blizzard, cioè avevano dei paracadute. Di Bella e Natali erano due grossi paracadute per noi. Adesso loro giocano con la responsabilità di non poter sbagliare partita, non dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'approccio. Questo è un drastico cambiamento dal punto di vista gerarchico,
e il fatto che le risposte che ci hanno dato anche Martinoni, Cattapan e Severini in contumacia Marcius sono molto incoraggianti. Ma io penso possano fare di più in quest'ottica qui, perché ci sono dei momenti della partita in cui si estraneano un po'. Sono ragazzi, dipendono molto dall'attacco, sbagliando, perché è la cosa meno controllabile. Cioè prendono fiducia se fanno un canestro. Oggi De Negri è entrato, ha fatto subito canestro e ha giocato con una personalità particolare. Bellan era disperato a fine partita di non aver fatto canestro, ma io penso che Di Loccia oggi sia uscito un po', insomma, malconcio da una difesa così fisica, così atletica, così presente. I giovani in generale prendono molta forza dall'attacco ed è la cosa più difficile, quindi maturando una consapevolezza del gioco, di quello che succede, di quelle che sono le cose importanti, penso che possano poi migliorare anche nella continuità. Beh, no, per niente sinceramente, però insomma penso che in questi 3 anni e qualcosa ci siamo costruiti una bella armatura. Se si facesse una statistica degli infortuni che abbiamo avuto, penso che siamo la squadra che ha avuto gli infortuni più gravi nel corso degli anni. Cioè abbiamo una convenzione con un chirurgo della mano perché abbiamo rotto tutto, quindi ne abbiamo operati 2 all'anno alla mano in questi miei 4 anni qua. Martinoni, Butkevicius rotto il ginocchio, ma Blizzard le caviglie, Martinoni la mano prima, il polpaccio eccetera, quindi ci siamo fatti una scorza abbastanza dura e diciamo che siamo, e abbiamo trovato dei giocatori come Sanders, come Cattapan, come Marcius che ci hanno portato un atteggiamento super e si sono subito integrati dal punto di vista soprattutto umano nella squadra, perché poi tecnicamente non è mai facile entrare fino in fondo nei meccanismi. Beh, Tomassini mi sopporta meglio di mia moglie, quindi per farvi capire il rapporto che c'è con Tomassini. No, a parte le battute, secondo me noi non siamo una squadra tanto atletica, forse vengo incontro a quella cosa lì. Secondo me gli unici 2 atleti veri che abbiamo sono Bellan e Sanders, però siamo una squadra con presenza fisica e con giocatori molto intelligenti. Cioè Cattapan non è un giocatore atletico, non è neanche un giocatore fisico perché non è muscoloso, ha stazza ma non è un giocatore muscoloso, però è un giocatore molto intelligente, quindi sa dove mettersi, capisce dove cade il pallone, capisce quando parte un tiro, quindi Martinoni intelligentissimo, Severini intelligentissimo, Blizzard non ne parliamo, i nostri ragazzi giovani, Valentini, De Negri, sono tutti ragazzi molto, molto svegli, quindi diciamo che è un lavoro di su tante piccole cose, di posizione, di intelligenza, di reattività, che si concretizza poi in un numero del genere.